a Napoli quando si cucina, devi fare un cenone per 7 persone e si cucina per 14 persone. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nella casa nuova, nuova inquadratura. Fatemi sapere se vi piace, che ci sta il mio alberello bello bello che avete visto nei video vlogmas con tutte le lucine. Questa è la versione definitiva, lucine finalmente bianco caldo gialline. E fatemi sapere, sono tutta felice, sono tutta natalizia. Vi volevo fare da tanto tanto questo video, proprio da tanto tanto tempo, e finalmente trovo il tempo e il modo di farlo, appunto, sapete, fra i vari traslochi eccetera che sto facendo, perché una ragazza un po' di tempo fa, ma in generale spesso mi viene fatta questa domanda, mi fece questa richiesta e mi disse: ma come ti regoli adesso, insomma, nelle feste di Natale, come farai a seguire comunque un'alimentazione sana per non ingrassare? Quindi ho pensato di farvi questo video, vi darò dei trucchetti, insomma dei piccoli consigli, poi magari fatemi sapere voi nei commenti se ne avete altri, così ci confrontiamo. Ecco, così ci confrontiamo e aiutiamo a vicenda. E allora, il primo consiglio che mi sento di darvi è quello più importante, ossia: ragazze, non fissatevi su questa cosa di non voler ingrassare a tutti i costi, di trattenervi, di limitarvi troppo, perché si può avere anche l'effetto contrario. Ogni tanto va bene lasciarsi andare e non state sempre a contare le calorie. Questa è una cosa che vi dico sempre, perché vedo molte ragazze che sono un po' troppo fissate con questa cosa. Io vi devo dire la verità, mai nel periodo di Natale mi sono posta questo problema di non mangiare una cosa, di limitarmi, no, ho sempre mangiato tutto, beh, in generale sempre, però soprattutto a Natale, perché comunque Natale viene una sola volta e quindi secondo me ce lo dobbiamo godere. È anche un cibo diverso che non mangiamo durante tutto l'anno, ma lo mangiamo soltanto a Natale, comunque ce lo dobbiamo godere, non dobbiamo stare là a pensare: oddio, ingrasseremo. Perché voi, vi posso assicurare che se voi pensate oddio ingrasserò, ingrasserete, è automatico, cioè se lo pensate succede, quindi mangiatelo con leggerezza e godetevelo. Io sinceramente durante le feste di Natale vorrei anche prendere qualche chiletto, vi dico la verità, vado proprio controcorrente. Comunque vi dico, ragazze, state spensierate, quindi Natale viene una volta all'anno e, come si dice, non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma si ingrassa da Capodanno a Natale, ossia praticamente si ingrassa tutto l'anno, non si ingrassa in 10 giorni. Però vi voglio dare dei consigli appunto per uscire proprio precise, che non siete ingrassate, siete felici, ve lo siete goduto e state bene e felici con la vostra famiglia. Quindi, dopo aver fatto questa premessa, passo al primo vero e proprio trucchetto, ossia quello là di mangiare la versione sana degli alimenti buoni. Ad esempio, vi abbiamo fatto la ricetta dei biscotti, quelli là di Natale, sul secondo canale, mia sorella, che casomai vi metto il link in sovraimpressione e anche nel box informazione. Quelli là sono più sani, perché comunque non hanno burro, sono molto molto light, però sono comunque ugualmente buoni. Vi faremo altre ricette di Natale, vi faremo anche un dolce, una torta natalizia, quindi scegliete la versione sana, ad esempio di un dolce, di una torta, di una qualsiasi cosa, no? Di biscotti, che comunque in quei biscotti, ad esempio questi qua in particolare, non c'è burro, non c'è latte, sono molto sani e molto leggeri, e vi posso assicurare che sono buonissimi, quindi non cambia nulla, ve li siete mangiati, insomma tutto a posto. Poi ovviamente, se però ci sta ad esempio il panettone e voi vi trovate a casa di un'amica che magari c'ha sto panettone, che non sapete cosa c'è dentro, è un panettone tradizionale autentico, allora, dato che il panettone si mangia una volta all'anno, una fetta di panettone ce la mangiamo, vi posso assicurare che anche se vi mangiate una fetta di panettone non ingrassate e non succede nulla. Ovviamente non dovete mangiare panettone tutti i giorni, questa è la cosa importante. E da qui passo al secondo trucchetto, ossia, ragazzi, se voi avete voglia di mangiare un dolce, ad esempio un panettone, un tronchetto, una torta, un qualcosa di natalizio, il pandoro, insomma qualsiasi cosa vi piace, non vi trattenete, mangiatelo, però mangiatelo inserito nella vostra alimentazione, come ad esempio come colazione, come merenda, ma non di più, cioè mi spiego, non che voi fate un pranzo di Natale e poi dopo il pranzo di Natale hai mangiato quello e Maria Stella, insomma come si dice a Napoli, dopo ti mangi anche il panettone e quindi lo inserisci nel tuo pranzo. No, il panettone devi fare la tua colazione, bene, mangi a colazione la tua fetta di panettone con il tuo succo di frutta e il tuo tè verde, hai fatto sì una colazione bella energica, però
Insomma, Stella, va bene come cosa oppure come merenda? A pranzo hai mangiato la tua pasta normale, così a merenda sai che c'è di nuovo. Invece di mangiare, non so, io ad esempio di mangiarmi i biscotti, lo yogurt, io mi mangio una fetta di panettone ed ecco qua. Ma non mettetelo come un di più, inseritelo come colazione o come merenda particolare, perché comunque è Natale, ok, ci sta. Poi, terzo trucchetto importantissimo, è qua una cosa proprio che a Napoli non si può proprio fare, perché a Napoli quando si cucina, non si cucina, e chi è di Napoli me lo può confermare, devi fare un cenone per 7 persone, si cucina per 14 persone e te lo mangi la vigilia, a Natale, a Santo Stefano, il 27, 28, e quindi praticamente mangi queste cose natalizie, le mangi dal 24 fino alla fine al 10 gennaio dopo l'epifania. Questa è una cosa insomma che non va fatta, perché tu vuoi fare il pranzo di Natale, ok, ti fai il 24 la vigilia di Natale, ti fai il pranzo di Natale, poi stop, il giorno dopo ricominci a mangiare sano, la tua alimentazione. Quindi magari quando si cucina si dovrebbe cucinare il giusto, cioè ad esempio vuoi fare, non lo so, anche che ne so, una frittura oppure una qualsiasi cosa, però la fai il giusto, non fai tantissimo, che poi dopo, per come sono io, almeno a casa nostra, dispiace buttare le cose, penso chiunque, quindi vai, dici il giorno dopo, ma che cosa è rimasto, mangiamoci che è rimasto quello, è rimasto quell'altro, e quindi alla fine fai un pranzo di Natale che dura 10 giorni, mangiare e di godercelo in quei giorni di Natale, e poi i giorni praticamente non festivi, di, a meno che non avete un invito, una festa, se state a casa mangiate sano e quindi non mangiate più quei piatti natalizi. Da qua introduco il quarto trucchetto, ossia quello di mantenersi leggeri, quindi successivamente a una abbuffata tra virgolette, insomma, cioè io e il mio corpo, no, che me lo chiede, se io il giorno prima ho mangiato veramente tanto e non ho rinunciato a nulla, ok, ho fatto bene, me la sono goduta, stavo in famiglia, era Natale, una volta all'anno, ok, il corpo mi chiede, ma proprio per una cosa, non per ingrassare, proprio per stare sano, non in salute, perché molto spesso questi cibi sono ricchi di grassi e di colesterolo che comunque fanno male alla salute, sono difficili da digerire, quindi anche lo stomaco magari ce lo sentiamo sotto sopra, quindi magari il giorno dopo ci purifichiamo, mangiamo una bella minestra, un bel minestrone che è ricco di vitamine, che ci purifica, che ci favorisce il transito intestinale, così eliminiamo tutto e ci purifichiamo. A me piacciono tanto le zuppe, le minestre, ma pure una bella zuppa di lenticchie, di legumi. Sono cose buone, un bel minestrone, che fanno bene e ti purificano. Stessa cosa se ad esempio tu hai un cenone, ok? Il cenone di Natale, a pranzo ti mantieni leggero. Questo che vuol dire? Non vuol dire che voi non dovete mangiare, assolutamente, voi dovete mangiare, però in prospettiva di quello che dovrete mangiare la sera. Ad esempio, so che la sera devo andare a casa di mia zia che mi fa un bel piatto di lasagna al forno, quindi bei carboidrati, belli pieni pieni, pasta fatta in casa, fatta a mano, ottimo. A pranzo non mangerò la pasta perché so che la sera mi voglio mangiare la mia fetta di lasagne, bella, leggera, senza sensi di colpa, quindi a pranzo mangerò una proteina, delle verdure accompagnate da un secondo e mi manterrò bassa con i carboidrati. Ovviamente dovete mangiare, non fate mai digiuni, cosa importante, perché il digiuno ti fa arrivare affamata a una cena, una cosa, quindi mangiate sano, ma mangiate sempre. Quinto trucchetto importante, forse banale, ma importante: tenetevi attivi. Ad esempio, anche se la palestra è chiusa, non so voi, ma a me la palestra chiuderà molti giorni durante le vacanze di Natale, quindi io sono un po' in crisi perché io amo andare in palestra, quindi dovrò farne almeno per alcuni giorni. Però cosa importante, mantenetevi attivi, passeggiate, lo so che fa freddo, però insomma vi imbacuccate oppure buttate in un centro commerciale, i centri commerciali sono chiusi poi i giorni, quelli là proprio festivi, quindi bisogna andare proprio per strada e godersi questo freddo natalizio. Però ragazzi, è vero, è importante. Ad esempio, tu il 25 hai fatto un bel pranzo, ci hai dato dentro, non hai rinunciato a nulla, la sera cosa fai? Ti butti sul divano? No! Costringi il tuo fidanzato ad uscire, andare a fare una passeggiata, oppure con le tue amiche, oppure da sola, quel che vuoi, e così passeggi, smaltisci un po', ti fa bene perché ti attiva il metabolismo e quindi automaticamente ti mantieni in forma. Quindi sempre sempre importante riuscire a fare un poco di attività fisica, anche una semplice passeggiata di un 30-40 minuti che non te ne accorgi nemmeno. Stesso trucchetto importante, importante, uno dei miei preferiti che io adoro e lo sapete, le tisane, il tè verde, che sono tanto tanto buoni per depurarci, per eliminare le tossine, tutte le cose dannose, le schifezzine nel nostro corpo, quindi per purificare
purificarci, e appunto per favorire il transito intestinale, perché ricordatevi che è anche importante, insomma, fare quella funzione che tutti noi sappiamo, quello è importante, perché con quello tu elimini, no? Quindi elimini gonfiori, elimini tutto, ma anche fare la pipì, insomma, questi discorsi belli proprio fra donne, ma tanto siamo poche di noi a parlare, non ci sono segreti. Ragazzi, le tisane che io preferisco in questo senso, lo sapete, vi ho fatto anche dei video, casomai vi lascio dei link, insomma, impressione nel box informazione, la tisana, ad esempio, di finocchio, di bardana, di tarassaco, sono molto sgonfianti, sono ottime, in generale qualsiasi tisana, poi ci sono tutte queste qua, vente piatto, pancia sgonfia, la tisana silhouette, vi ricordate? Ve l'ho fatta vedere tanto. Anche il tè verde ha una funzione proprio purificante e combatte proprio i gonfiori. Quindi la tisana bevetela sempre, ad esempio la sera, terminata la vostra cena, vi bevete questa qua e vi iniziate a purificare. La mattina, appena vi svegliate, vi fate la vostra tisana o il vostro tè verde e vedete che già il tutto è meglio, vi sgonfiate, vi mantenete un po' più purificati. Settimo trucchetto che vi voglio dare è quello di magari preferire dei menù a base di pesce, che ovviamente sono più leggeri e più, anche più sani, fate anche bella figura, insomma, e quindi magari, non so, frutti di mare. Poi magari vi farò vedere noi qua a Napoli come facciamo, il nostro menù è quasi esclusivamente a base di pesce, casomai sul secondo canale vi farò vedere qualcosina. E quindi, che ovviamente ti mantieni più leggero, no? Rispetto alla carne, oppure anche qualche piatto vegano, che comunque sono ottimi e sono molto molto sani, e anche a base di verdure, non solo di pesce. Preferite cose sane ma buone. L'ottavo trucchetto che vi voglio dare è di stare attente a tutto il contorno, quello che c'è, no? A fianco al panettone, alla lasagna, agli spaghetti, a tutto questo, ci sta tutta quella roba che non sai ma ti fa ingrassare, e quello sì, ti fa ingrassare. Salette fa pure male, ad esempio noce e nucelle, come diciamo qua a Napoli, la frutta secca che io adoro, e sapete che io adoro tantissimo e la mangio tutto l'anno, non solo nelle feste di Natale, però ci devo stare molto attenta perché faccio veramente schifo vicino alle noci, alle nocciole, e qua a casa mia se ne mangiano tante, che comunque fanno bene, è vero che fanno bene, però tante fanno male, perché a me, cioè, mi vengono i mal di pancia, io veramente ogni Natale, io proprio ve lo dico sinceramente, mi vengono i mal di pancia, e che faccio sempre un abuso, e quello è sbagliato, perché poi lo stomaco si rallenta, ti appesantisce, e poi alla fine, certo, in grandi quantità anche quello ti fa ingrassare, tutta la frutta secca e la frutta essiccata, i fichi, tutte queste cose, insomma, le fichi ripieni, quelli ricoperti di cioccolata, e poi le albicocche, e poi i datteri, poi è tutto buono buono, però sai, inserito in un contesto in cui già hai fatto un cenone, una cena o pranzo, ovviamente diventa troppo, e quindi lo stomaco si rallenta tanto e vi rallenta tutta la digestione. E anche le bevande, attenzione, Coca-Cola, Sprite, Fanta, alcolici, la birra, tutti i drink, tutte le cose alcolici, tutto questo, ovviamente tutto questo vi fa ingrassare, e quindi limitare. Anche per esempio, stessa cosa che vi dicevo prima, no? Il cibo, che magari un panettone, una lasagna, una cosa, mangiala, vuoi bere quella cosa, mangiala, bevitela quel giorno, però il giorno dopo poi basta, perché ovviamente tutto ciò, le bevande gassate, sono piene di zuccheri, quindi comunque non fanno bene. Ogni tanto, però sempre nel limite, tutto nel limite. Ovviamente gli alcolici, lo sapete, non ve lo devo dire io, birra, vino, whisky e quant'altro, sono molto calorici, quindi se volete stare attenti a non ingrassare, ovviamente li dovete limitare. Quindi questo è tutto, ragazze, semplici trucchetti, più che altro per farmi una chiacchierata assieme a voi. Mi raccomando, affrontiamo questo Natale e queste feste con serenità, perché come già vi ho detto, sicuramente se vi lasciate andare e mangiate un po' di tutto, non rinunciate a nulla, assaggiate, godete anche della compagnia attorno a voi. Noi facciamo molte cose fatte in casa, poi casomai farò vedere qualcosa anche sul mio secondo canale, quello di cucina, tutto fatto in casa, tutte cose genuine. State sicure che male non vi fa, ovviamente limitatevi per le cose proprio quelle, sapete, ricche proprio di zuccheri, di burro, tutti questi cibi grassi, ma se cercate di mangiare sano, di non eccedere, ascoltate il vostro corpo e vedrete che non succede nulla. Viva il Natale, io amo il Natale e amo mangiare a Natale. Vi mando tanti baci, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, che ve ne faccio altri, e lasciatemi delle richieste nei commenti, che sono ben lieta di accontentarvi, e al prossimo video. Buon Natale! Ciao!